Ciao, sono Barbara. In questo video proverò a spiegarvi come realizzare dei cartamodelli in modo semplice e pratico, senza bisogno di ricorrere a calcoli complicati e dispersivi che spesso si trovano in rete. Con il mio metodo non avrete bisogno di ricorrere a squadre e misuratori curviline per determinare le corrette misurazioni. Questo metodo mi è stato tramandato da una lunga tradizione sartoriale la cui efficacia ha resistito nel tempo. E così, come l'ho imparato io, lo passo a voi. Ciao! Facciamo il cartamodello dietro dell'abito. Allora iniziamo sempre dal corpetto, quindi facciamo il collo e quindi 2 cm in orizzontale dall'angolo, poi 7 cm in verticale, e facciamo il collo. Adesso segniamo la vita, che è 40 cm più 2 del collo, fa 42, quindi segniamo 42. E tracciamo una linea. Segniamo i fianchi, che la baschina è sempre 22 centimetri, quindi scendiamo di 22 centimetri e segniamo anche questa direttamente. Tiriamo sempre una linea e segniamo la lunghezza dell'abito, che è 98 meno 44 fa 54. Si segna dalla vita si prendono i due punti, sempre 54 e 54, e si traccia sempre una linea. Allora, ora misuriamo la circonferenza, allora, della vita, che è 21,5 cm più 2 della pens, fa 23,5, quindi sempre 23,5. La circonferenza fianchi, che era 100 più 4, 104, 100 più 4 vestibilità, 104, un quarto fa 26, quindi segniamo 26 centimetri. Perfetto. E l'orlo, la circonferenza del vestito, che su quest'abito abbiamo deciso che gli diamo un po' di vestibilità di 2 cm, quindi da 26 lo portiamo a 28. Ok, quindi uniamo i tre punti, il fianco. La vita, ecco qua, perfetto. Ora facciamo la pens vita, che si trova sempre facendo lunghezza vita davanti 44 meno 27, che è la piega morta, lunghezza vita, lunghezza della spalla, la punta del seno, come vogliamo chiamarlo. 44 meno 27 fa 17, che segneremo rientrando di 10 cm, che è sempre una misura standard,
rientrando 10 cm dal centro della schiena e tiriamo una bella riga. Perfetto, su questa riga, dalla vita, saliamo di 17 cm. Che è 44, che abbiamo fatto appena prima, 44 meno 27 fa 17 cm. Questo è il punto della circonferenza seno. Quindi anche qui andiamo a unire i punti. Circonferenza seno era 96 cm più 4 vestibilità 100 diviso 2 25. Quindi segniamo subito 25 e andremo a unire col fianco e ci alziamo sempre di 3 cm. Siamo alzati di 3 cm. Ora facciamo la pence. Allora, la pence si scende sempre di 3 cm, si lascia un centimetro a destra e un centimetro a sinistra della linea e si vanno a unire i tre punti. Facciamo la pence anche della vita sotto direttamente e scendiamo, si scende di 12 cm questa volta. Quindi andremo ad allungare questa e segniamo 12 cm. Che uniremo agli altri punti e anche qui abbiamo trovato la pence della gonna dietro. Perfetto, ora andiamo a trovare la spalla. Allora si scende di 4 cm dalla fine del foglio, 4 cm. Anche qua si traccia una riga okay. Su questa riga si misura la spalla, metà spalla, quindi 40 la misura delle spalle diviso 2 20, sul dietro non si aggiunge niente e misuriamo su questa riga 20. E si congiunge con la base del collo. Questa è la spalla. Ora andiamo a disegnare il giro manica, che anche qui ci vorrà un po' di pratica, ma con il tempo si diventa bravi. Si scende dritti e si curva. Ecco qua. Perfetto. Ora si fa sempre la svasatura alla fine, quindi un centimetro più o meno, e si rientra morendo 10 cm. Ecco qua, sul fianco si dà una curvatura. Ecco qui. E il nostro cartamodello, anche questo, è finito.
Naturalmente adesso andremo a tagliare i cartamodelli e faremo la prova delle misure. Grazie. Ok, ora andremo a controllare se i cartamodelli sono esatti. Allora, sul retro, come ho fatto per il corpetto, ci vuole la pieghettina. Ok, la vado a fermare con un pezzettino di scotch e andiamo a controllare. Allora, il fianco che combaci, allora questo combacia con la vita, vedete? Il fianco, perfetto, e anche il vestito, la lunghezza, perfetto. Controlliamo anche la spalla, anche questa la misura è perfetta. Direi che il cartamodello è venuto come sempre in modo facile e veloce. Grazie, al prossimo video.